Italia sicuramente starete dormendo, anzi, ce l'auguriamo, perché se no siete dei sonnambuli. Nottambuli o sonnambuli? Nottambuli o sonnambuli? Sonnambuli è quelli che vanno in giro tipo Ma mentre dormono. qui mi dice che inizierà tra 5 minuti l'evento, quindi non lo so se siamo live veramente. Confermi? E confermo che mi dice che siamo live tra 5 minuti, quindi non lo so. Ah, un momento, provo a collegarmi da un altro C'è un canale. delay? C'è un delay forse. Ah, Ok, c'è il ecco. delay, Ci c'è il siamo, ci delay. siamo, ci siamo. Ok, allora, facciamo questa live in notturna, ma Non ci aspettiamo nessuno. ovviamente perché è qui sono le 6:45 di sera. Guardate che carino il mio piccolo orologio che mangia pancake, rinaccoma. E quindi pensiamo, cioè in Italia adesso Attenzione, c'è sono, un... Ah, forse sei tu. bah, Ok. non lo so. Comunque, in Italia sono le, E le 3:45. esatto, di notte, Quindi di proprio notte notte. fonda. Quindi auguriamoci che dormite, perché vuol dire che se dormite state riposando. La facciamo questa live in notturna in preparazione della live che faremo domani, che sarà sempre, quando vedrete questa live, per voi sarà sempre lo stesso giorno. Quindi Quindi domenica questa sera. domenica sera, Domenica 3 sera faremo la live. l'orario intorno alle, credo, 7:30 di sera, Tipo. italiane, sì, più o meno. Quindi Ah, c'è seguiteci. Domenico. Ah, Domenico. Domenico, Di dove da sei? dove? Spero non dall'Italia. Ciao Domenico, ma non dormi? Forse stai qua. Chissà dove sei nel Elisa mondo. Capponi, eccomi. Ma non dormite? Ma abbiamo svegliato oppure. Sempre qui, cioè non vi scollegate mai. Ma che siete? Siete tipo, non lo so, dei robot. Vabbè, comunque, facciamo compagnia ai nottambuli Diciamo, e era poi questa appunto è una live preparatoria. Ah, preparatoria, perché domani facciamo un'altra ricetta. domenica è da San Francisco. Ah, ok, da San C'è il Francisco. trucco. Però Elisa sta in Italia, se non sbaglio, quindi abbiamo una nottambula e uno che è a San Francisco, è E un stesso orario orario, 7 meno uguale un qua, quindi quarto. vabbè, pomeriggio. E bella San Francisco, che tempo fa a San Francisco al momento? Siamo curiosi, anche da, insomma, Elisa, se ci vuole dire, notte insonne pure lei. Se ci dici da che tempo fa da Oggi te, qui fa schifo. bruttino, Andiamo ha fuori. Io piovuto parecchio stamattina. esco in maglietta, ma sento freddo. Adesso c'è un E po' di, si sta aprendo fuori un po', però ha piovuto tutto il giorno. E entriamo perché fa freddo. Vediamo quanti gradi fa. Sta scritto lì 13 gradi, 77% d'umidità. Madonna mia. Uno schifo di tempo assurdo. Però allora ritorniamo al perché facciamo questa live in notturna, Manuele, perché se no non abbiamo detto. Vuoi Alisa spiegare dice dall'Italia sono le 4, quasi le 4. Qui non piove, te? Fa fa caldino. caldino, ma tira un vento fortissimo. Ma pure qua c'è Bene. un bel venticello tra oggi e domani. Dice che domani dovrebbe esserci pure una bella tipo tempesta. La Non lo tempesta perfetta. so, No, però. Vera. Ciao, Vera. Ciao Vera, pure tu non dormi. Ma com'è? Allora, ripetiamo, Comunque, questa è una facciamo. live Lo preparatoria. diremo parecchie volte. È una live preparatoria alla ricetta di domani, che sarà una ricetta sempre di panificazione, visto che la panificazione, cioè, Piace. interessa a tutti e tutti a casa. A quanto pare adesso ci avete pacchi e pacchi di lievito di birra, perché è finito. Quindi sia lì che qui, perché è finito pure qua, a quanto pare. Faremo questa live domani, però adesso è preparatoria, nel senso che prepariamo l'inizio della ricetta, ovviamente, no? Quindi vi potete vedere questa live e poi E quella poi dopo domenica, ovviamente e domande, parleremo, curiosità. domande, ovviamente domani ci saranno più domande sicuramente, e Vera quindi dice che non, è un po' come il papà tuo, dice non dorme mai. bene, Domenico invece dice che San Francisco è nuvoloso, quindi è come qua praticamente, San Francisco, probabile. E quindi vabbè, facciamo questa live così preparatoria, vi parliamo pure un po' di quello che stiamo facendo in questi giorni di isolamento volontario, che sono un mezzo isolamento a Vancouver, perché non è tipo state a casa, chiudete i barricati,
Però allo stesso tempo non uscite troppo perché tra l'altro è tutto chiuso, quindi Dannare. Quando c'è sto dannate. tempo aiuta, Ecco, aiuta sì, l'isolamento. aiuta. E ovviamente molte cose le riprenderemo anche nella live di domani perché ci... Oddio. Colpo di tosse, ha Ma tremato. fatti vedere anche tu perché non è che posso fare live tutta sola. Sembra Vera che che... parla con... Eccoci, Ecco. ma vediamo perché io andavo dietro Tra un po' Emanuele all'impastatrice. diventa protagonista di questa live. Vera si trova a Vania, ci dice. Quindi come qui a Londra il tempo. Ecco, vabbè, ma Londra è... E per questo è eccezionale, il tempo è sempre quello. Elisa, mio papà fa il lievito madre in casa, quindi risparmiamo almeno sul lievito. Wow, bravissimo! Mamma Beh, mia! noi un periodo abbiamo fatto pasta Sì, pasta madre, madre l'abbiamo tenuta. però Quanto abbiamo era tenuto la pasta madre? non Un è un annetto. annetto, Poi a un certo era punto. impegnativo. A un certo punto non mi ricordo se ci siamo dimenticati di dare da mangiare o ti ricordi che è uscita tutta nel Sì, era frigo. complicato Che era perché comunque, perché successo? bisogna rinnovarla spesso, poi si buttava tanta farina. Si buttava un sacco di Perché roba. o panifichi o tipo ogni settimana, oppure diventa un po' tipo impossibile. Eh sì, perché devi farlo sempre praticamente. Quindi insomma, questo. Roberta ci saluta. Ah, Ciao da Nord Roberta! Vancouver, è Vabbè, da facile. qua allora è lo stesso orario, ovviamente non dormi a quest'ora. È vero, dice un mese c'è stato il sole. A dire la verità, pure A qui, Londra. sì, pure qui è stato un mese, quello di aprile, molto bello. Bellissimo, Non... però stavano tutti chiusi, Vabbè, quindi però è era stata un bello. po' una sola, però vabbè, ancora è così. E niente, quindi vediamo. Elisa, ammetto che sono sveglia, che stavo vedendo i Kids Choice Award. C'era il mio gruppo, non potevo non seguirli. Kids Choice Awards, sono americani. Oh, tutti i giorni a quest'ora qualcuno esce di casa di qualcuno del pianerottolo E insieme si agli altri e salutano. dico grazie di essere venuti. Ma se ci sta l'isolamento, ma che si vedono tutti i giorni Boh. questi? Boh, perché? Mistero della Ma fede. tutti i giorni? Io non lo capisco. Comunque, vabbè. E niente, che ci abbiamo? A casa abbiamo un po' di casino, quindi ragazzi, non guardate il nostro casino. Domani saremo più professionali. Domani sì, oggi è Cioè, un... domani, no, per voi è sempre Per voi è oggi. sempre oggi, pensa che trip mentale. Per voi in Italia è sempre oggi. Ah, attenzione, Elisa, colpo di scena. Americani, ma c'erano i BTS in nomination. BTS, abbiamo ascoltato tutto il pomeriggio BTS, famosissimo gruppo coreano che doveva Ma no, so i venire. BTS, quelli che si... Come no? Ah, BTS. ok. Che doveva venire a Vancouver in concerto, ma non credo che sia venuto per via del coronavirus. O comunque deve venire quest'estate, ma non verrà sicuramente. Niente, BTS, noi li adoriamo. Siamo tipo intrippati con BTS. Ormai diventati famosissimi, Vabbè, tipo. BTS sono famosissimi nel mondo. Cioè, non so, qui sono Cioè, non so in Italia, famosissimi. A però. parte a Vancouver, molti concerti che fanno sono i primi concerti dei tour. Forse sta cosa Beh, non non. so se quelli loro forse hanno fatto prima in No, Corea. vabbè, loro sì, però forse per concerto, se fanno un tour nordamericano, forse iniziano pure loro da Vancouver, Può come gli darsi, altri, spesso così. perché Spesso spesso iniziano da qui. iniziano, vabbè, nonna, siete poche Ah. spesso iniziano da qui e Ah, vanno, certo, no, perché o iniziano, cioè, com'è? diciamo che devono iniziare da un punto, quindi, mo, acqua, Devo bere. acqua. Devono iniziare da un punto, quindi Vancouver è spesso un punto di inizio. Ah, intanto vediamo come sta messo qui il puzzle. L'ultima live Per chi non sapesse, stiamo era facendo peggio, mo, a questo parte puzzle. questi pezzi qua che non si sa dove dovranno andare, però cioè, si vede Siamo in il crisi. Fuggi, Fuggi. le barche abbiamo Questo è fatte il tutte. disegno. Fallo vedere Vabbè, è perché famosa, stiamo famosa vedendo questo onda. mille pezzi. L'onda di Hokusai. Quindi Ma. abbiamo fatto le tre barche vabbè, tutte le parti. e Fuggi e un Tutte le parti. pezzetto. Ah, la scritta. Beh, ovviamente abbiamo fatto È un pezzo di onda, la firma. solo che è complicatissimo, quindi. Siamo in crisi perché adesso diventa tutto uguale, non sappiamo come fare per continuare, quindi poi senza luce non ci si fa, perché tutto, comunque vi consiglio di fare un puzzle perché fa passare un sacco di Elisa tempo. dice che doveva andare a luglio, dove però? Al concerto BTS. Ah, bene, però mi sa che, Mi sa che boh, stanno in Corea i BTS a non luglio. lo so Vabbè, però se... l'anno prossimo probabilmente Vabbè, rifaranno prima o tutti. poi...
prima o poi. Arriveranno. Comunque prenderemo anche noi i biglietti, magari, se non costano Vogliamo fare un una attimo il fracca di soldi. break pizza? Già, Sì, diciamo appunto il motivo. diciamo che cosa facciamo come ricetta Domani domani. vogliamo fare. Sarebbe domenica per voi, quindi quando vedete il video spero che sia lo stesso giorno. Sarà una pizza. Com'è? La Ah, la pizza? prendi me? Certo, spiega tu La questo. pizza non lo so ancora. Cioè, nel Come senso, la no? pizza è una pizza che è quella di solito che faccio io. Quindi, diciamo, tipo Bonci, se la conoscete, però c'è tipo un'influenza di un nuovo pizzaiolo molto famoso Che su è YouTube entrato che nella ci ha lista di consigliato il nostro amico Giorgio, Giorgio, che che si chiama salutiamo. Ian Spampatti. Spampatti. Tipo, sta su Spampatti YouTube, fa un sacco di è un visualizzazioni. fenomeno. E quindi, diciamo, sarà un mezzo Bonci, mezzo Ian. E quindi è un po' un test, un po' una prova. Quindi Mamma mia. Vediamo vediamo un attimo come sarà il risultato. come va. E insomma, vediamo. Noi qui abbiamo la nostra ricetta stampata, tutta tradotta in inglese da me. Originariamente questa è nata come pizza con le patate, nel senso che vabbè, sopra c'erano, mi metto le patate, Bonci, però vabbè. E ho fatto tutto una piccola ricettina così di carta. E ho messo questo qui che è molto carino, che è Snoopy che dice You can't hurry love or pizza, especially pizza. Quindi serve Quindi tempo. non puoi Sbrigarti. sbrigarti sia in amore che durante, cioè mentre fa la pizza. Allora. No, Quindi, specialmente la pizza, sto leggendo per volevo vedere. intanto di un po' gli ingredienti, le cose, dai. Vabbè, Vabbè, comunque la classica guarda. pizza, quindi c'è, prendi. Pensa se casca. Come dice Snoopy, c'è 500. Come dice Snoopy? Beh, Snoopy. Ah, perché c'è Snoopy già. Cioè, c'è 500 grammi di farina, poi Farina bianca. più bianca che Che non si può, farina è? è farina 00. Farina 00. Noi tutte le questioni delle forze, non è che Beh, no, le. questa sì, è farina da pizza, insomma, Ecco. vabbè, Una comunque. farina. Poi c'è, vabbè, senza che porto lì, allora, abbiamo quanto d'acqua? Sì, 350, 350 ml. 8 grammi di sale, 4 grammi di lievito secco secco. E 20 grammi di olio. Tutti lì all'angoletto, Emanuele, sfrutta bene Allora, quindi il. cominciamo. Intanto tu intanto fai, intanto parla, tieni. Ecco, un secondo, Tieni la un telecamera. momento, un Quello può pure momento. spegnere, non importa, Ma li tanto posso che. Sì, leggere sì. da Tanto lì? A parte siamo in sono pochi, pochi quindi sti non è che. commenti, Sì, non eh? è Non è che. che. Ah, tra l'altro siamo in 6, cioè incredibilmente 6 persone alle 4 di mattina, che poi vabbè, qualcuno non sta in Italia, Una sete? vabbè, non c'è bisogno di dirlo ogni 5 minuti. Vabbè, noi abbiamo, Madonna, noi abbiamo la famosa KitchenAid, questa qui l'abbiamo trovata a un prezzo scontatissimo a un negozio famoso in America e anche in Inghilterra, che si chiama, come si chiama? Il Winners. Tike Max Tike si Max in chiama in Inghilterra. Inghilterra, invece in Canada Qua si li chiamo chiama Winner. In America. TJ Max o Winners, mi pare, una Sì. cosa del Vabbè, comunque genere. abbiamo messo farina e lievito secco, così tanto per dargli una mischiata. Sì, E adesso leggo i poi. commenti, E Poi. poi. E poi semplicemente ci mettiamo l'acqua. Facciamo una versione semplice perché. Quindi mettiamo tutta l'acqua. E questa comincia piano piano. Quindi a velocità molto Ma lenta. È passata. qualcuno, Lasciamo il sale. Veramente chiede se è il Bambi. Io penso che volesse dire se era il Bimbi. No. No, 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 noi i Bimbi non ce A parte qua non l'abbiamo. so nemmeno se esiste il bimbo. Non l'ho mai No, 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 visto. questo è semplicemente la KitchenAid. Il genere è un robot da cucina, E sì, è l'abbiamo impastatrice. probabilmente l'abbiamo trovata a questo negozio, si chiama Winners o TK Maxx, TJ Maxx, quella da lì. E è scontata perché loro hanno tipo le rimanenze. Rimanenze di che ho tutte uguali. Sì, però magari hanno Sì. due macchine Ok, di no, questa. comunque un attimo, l'olio e il sale aspettano, eh. Tanto questa va, possiamo pure Intanto entrare. questa va e noi ci allontaniamo. Allora, domanda da Vera che dice: ma voi avete la piscina nel palazzo, vero? Sì, la piscina nel palazzo c'è, ma al momento, È anzi al chiusa. momento, da un mese più è chiusa, è chiuso tutto, la palestra, tutto quanto, quindi come, non c'è.
Praticamente, chissà per quanto ancora sarà chiusa. L'unica cosa Purtroppo. che abbiamo è questo garden. Anzi, che ce l'abbiamo. Infatti, perché alcune case sono senza Balcone. balcone, queste ce l'hanno tutti, diciamo, però in alcune altre zone. Oh, tra un minuto, aspettate, fa una Ah, Giorgio, stiamo panificando, eh? Quindi, guarda, più che panificando, pizzettando. Sto facendo una pizza, diciamo, è un esperimento. Mezzo Bonci, mezzo Ian. come diceva Verdone, ma che ha detto, mezzo passero e mezza Silvia. Quindi Vediamo se qualcuno recepisce. vediamo un po' quello che esce fuori. Comunque domani la finiamo, quindi adesso Questa è poi. solo una preview. Domani faremo un'altra live in cui voi direte perché hai preso questo? Perché sono le 7 meno 1 e alle 7 qui fuori mi dovrei mettere una felpa perché sennò mi prendo in colpo, però facciamo poco poco, dai. Ancora no, qui fuori alle 7 c'è il bordello che la gente ringrazia i workers degli ospedali. Quindi la bandiera canadese là c'è. Quindi molti si affacciano e fanno confusione. Hai visto quello con la bandiera? Dove sta quello che ha la bandiera? Laggiù. Ah, vabbè, piccolo, non penso si veda. Pure Quello applaude ma da dentro. Claudio, da te lo fanno questo? Fa freddo però. Vabbè, facciamo un applauso breve. Di solito va avanti per 3-4 minuti, però io sto a maniche corte e non ce la faccio. Allora, recupera che ci stanno un po' dei commenti, intanto vado a vedere come sta la pizza. Ok, allora comunque, un momento. Allora, la pizza intanto va. E impasta. Alza un po', va, alza due. Allora, vediamo. Claudio dice, da me ti spara in aria direttamente. Ma qui Claudio, no. guarda, allora adesso Proprio notizia fresca fresca. proprio oggi hanno bandito, Ieri, anzi, mi vabbè, sembra, va. insomma, hanno bandito il governo in Canada I fucili per i fucili d'assalto, d'assalto. tutti, perché dopo quello che è Perché successo, non so no, sta se avete sentito, scherzando, ma è lo vero, sappiamo, scherzo, lo sappiamo che cioè, scherzi, insomma, Texas non ci stanno armi, però. sappiamo che scherzi, no, vabbè, no, no, però hanno fatto così. Beh, Non so se hai sentito questa notizia che hanno bandito. perché dopo quello che è successo in Nuova Scozia, praticamente il governo è che Il governo ha deciso di fare sta cosa perché comunque ci stanno un sacco di armi pure qui, anche perché la gente va a caccia, eccetera, però insomma non è giustificata alcune Aspetta, devi cose riprendere, che il intanto vado a governo non fare una era cosa con d'accordo. la pizza. Allora fammi leggere. Allora, Giorgio dice che appunto già che ha scritto, mi sono persa, forza ragazzi. Ok, no, dice in campagna potrebbe essere, dice Claudio, che fanno una cosa simile, Vabbè, in pure in città no, Italia in città forse. no. A parte, sì, vabbè. Allora, vediamo. Giorgio dice che ordina la bandiera dei quattro mori, perché? Ma Spampatti non è sardo, è de Bergamo. Boh, vabbè, c'è una confusione. Comunque. Elisa poi ci aveva detto che tipo i concerti erano iniziati comunque in Corea, quelli dei Ah, dei BTS. BTS, beh, ovviamente, però venivano pure in Canada. E vabbè, io sai che c'ho paura che la gente esce fuori, fa sto casino con le padelle. Però a qualcuno gli casca una padella di sotto, non sto Peggio che sparare. scherzando, davvero, perché veramente se ti casca una cosa di sotto dal 40° piano, cioè, sono dolori veramente, perché non è proprio il massimo, ecco, diciamo. E niente, che altro volevo dire? Ma diciamo Molti avevano che scritto un sacco di commenti prima, non avevi sì, letto? l'ho letti, l'ho letti. Ah, Elisa dice: io mi sono promessa settimana prossima cheat day pizza con salsiccia, würstel e patatine. Ehi! Madonna, wow, bella, Signor Cheat Day! bella forte proprio, mamma mia. Sì, infatti, dice Claudio, sai che pensa quando arriva a terra?
Ma guarda che io sono preoccupata veramente, perché se a qualcuno gli sfugge una padella, ma anche un'altra, una piccola cosa, perché non ti bravi, poi tutti all'ospedale, mica no. Addirittura un ragazzo che abita qua sotto a noi, un giorno, no, sopra a noi, un giorno gli è caduta mentre faceva il barbecue sul balcone una pinza. E si è messo, insomma, si è messo paura. Cioè, io l'ho incontrato in ascensore che risaliva, era andato a raccogliere questa pinza da per terra, che era caduta giù, ed era bianco, sudato, perché c'aveva paura che ammazzato che qualcuno. Aveva preso qualcuno, perché noi siamo proprio sopra all'entrata. Per carità, all'entrata c'è una specie di, come posso dire, banchina chiusa, coperta, però se si spacca di vetro non è proprio il massimo. Comunque, così infatti pure Alisa diceva pure un cucchiaino d'ammazza dal 40° piano. In effetti pure una matita può diventare un'arma. No, anche perché fai vedere come è fatto il balcone. Faccio vedere come è fatto il balcone. Non è solo il nostro balcone. Scusate. No, è la cosa tragica di questi balconi che noi abbiamo paura. È che qua sotto è bucato. Quindi se te casca una cosa e va disgraziatamente lì, è finita, ciao, l'hai persa. Quindi non è proprio così male. Qui vedete i miei vasetti, ho piantato due cose che non cresceranno mai. Ho piantato lo zenzero direttamente dalla pianta di zenzero, la radice di zenzero dovrebbe venire tra 6 mesi, vabbè. E qui semi di zucchine, ovviamente non verrà niente, però io ci ho voluto provare lo stesso. Vabbè, rientriamo che fa abbastanza freddo. Qui si salutano e niente, ho letto tutto. Oh ragazzi, ma nessuno di voi dorme? Cioè, andate a dormire, ci sono 8 persone qui intanto. Bene, Elisa si ricorda che da piccola a Roma lanciava le mollette della nonna dal 6° piano. Bene, direi che... Vabbè, sono leggere. Ho capito, dal 6° piano... no, qui no, non puoi fare una cosa del genere. Perché me ne mollette del stato. Come? Ah, no, perché... Oddio, perché... Scusate, adesso fa casino. Poi se sente con tutto il suo cammino. Mi sa di no, Manuel, metto qua. Metto qua. C'è un po' di casino. Che volevo dire a proposito? Ah, non si possono stendere i panni fuori, ovviamente tutte queste cose non si possono fare, ma non si potevano fare anche in Inghilterra, ti ricordi? Niente, proprio zero, quindi un momento, allora qui se Claudio e Vera Vania si sono ritrovati, quindi si salutano. Tipo un po' tipo amici tipo come si dice quando uno fa tipo carambata. Sì, tipo come si chiamava quella trasmissione assurda? Che sorpresa. È tipo Giorgio dice: "Emanuele, fammi godere, settimana prossima mi arriva il malto d'orzo". Cioè, abbiamo un altro proselite. Ma il tempo che abbiamo trovato da coso? Giorgio anche un grande panificatore. Abbiamo trovato la crusca da Whole Foods. Ah, da Whole Foods vendono la crusca piccola piccola, i pacchetti di crusca, e l'abbiamo comprata. Ovviamente non la compra nessuno, quindi la troverai sicuramente se ti interessa. E da Claudio sono le 9 di sera. Ah, vedi? Vedi? Vabbè, insomma. E che volevo dire? Quindi non puoi stendere i panni, non puoi fare tutte queste cose. Ma in teoria sul balcone non puoi nemmeno tenere niente dei piedi. Ma al balcone c'hanno tutto, ci stanno le pure biciclette. Le legge, dico. Ma sei sicuro? Sì, ti ricordi la bicicletta che in teoria non si può tenere? Poi sì, non in teoria no, però la gente la tiene. Comunque diciamo che non è come in Italia che sul balcone puoi mettere le fioriere. No, scordatevi le fioriere, a parte casca la fioriera, a parte questo tempo, Dio santo, dal 40° piano, cioè diventerebbe veramente un'arma contro un dente. Tipo, sì, no, sarebbe una città rischiosissima, tipo pericolosissima. Te immagini, però te fai un casino. Ma vogliamo vedere come sta venendo sta pasta, scusa, sta lavorando. Vediamo, un momento. Vediamo come sta avvenendo.
Sta lavorando. C'è sta povera kitchenette che è bollente, perché questa non è quella professional. Come quindi... No, classic plus. Vabbè, buona. Non è pro, tipo quelle vabbè, mega. All'olio? Dopo. Non so, te l'hai dimenticato. Ah, non so dimenticato però. Eh? Mettere il sale, mi sono dimenticato il sale. Ah, mettere il sale, Emanuele si dimentica perché due cose insieme è difficile da fare. Vabbè, comunque metterlo dopo. Io l'ho sempre messo subito. E invece questo è un consiglio di? No, diciamo ho sempre saputo che dicono di metterlo dopo, però non ci ho mai badato. Non mai fregato troppo. Tanto. Invece adesso stai seguendo il consiglio di Ian. Seguiamo Ian, mezzo Ian e mezzo Bonci. Sale e poca acqua, dice Giorgio, che ci dovevi mettere, cioè dovevi sciogliere il sale nell'acqua. Ah, no, però Ian lui lo mette così, eh. Oh. Non farla annegare. Il santo Ian la mette direttamente così. No. Emanuele, taglio di capelli nuovo, ti chiede Claudio. No, Claudio. No, è solo la cera. È gel. Adesso mi toccherà tagliarli a me sti capelli, cioè tagliare a Emanuele i capelli, il che sarà una bella... Sarà una bella giornata, perché non so come andrà sta cosa. Secondo me faremo un disastro. Abbiamo comprato la macchinetta e siccome è tutto chiuso, comunque non si può andare dal parrucchiere, dovremmo tagliare sti capelli. Vedo già una crisi. Tra l'altro come pure mai in America? Come mai in America? Sì, Claudio, facci sapere. In America, in Texas, in America. Giorgio ti dice, Ian mette sale e dopo poco alla volta acqua. Sì, lo so, Ian fa però un procedimento che è lunghissimo. Te sta riprende Giorgio. Giorgio, lo so, io ho provato a farlo che fa lui, a parte lui c'è un altro tipo di macchina. Ma per questo abbiamo detto facciamo mezzo Bonci, mezzo Ian, mezzo Silvia e mezzo Passero. Adesso la facciamo riposare un attimo. Perché? Quando ma l'hai messa l'acqua? Sì, sì, ho messa già tutto. Ah, e l'olio? Sì, non no, adesso. No, l'olio ancora no. Sì, lo so, no, Ian... spiega, la gente vuole sapere se ti scordi qualche cosa. No, perché Ian Spampatti, che è un fenomeno, cercatelo però... su YouTube, è eccezionale sto ragazzo. Fa una pasta, cioè una pasta della pizza, ma del pane, fame, incredibile. Ogni volta che mi fa venire la fame è assurdo. Però lui, la cosa è che... sì, mo la metto. È che a parte che è un fenomeno, quindi... c'è poco... è un fenomeno, non è che... E poi che volevo dire? Mi sono dimenticato. No, dell'acqua che lui la mette un po'. Ah, volta. Sì, la mette, ma secondo me perché comunque ci ho provato con questo aggancio così, non è un po' complicato. Sospetto che lui, avendo quell'altro tipo di macchina che è aggancio, ma vero, nel senso che è una macchina più professionale, più semplice. Però non lo so, tu... Cioè, non noi so ci se... schizza dappertutto. Sì, incomincia a schizzare, fa un casino. Quindi non possiamo farlo perché succede un macello. E Giorgio ha comprato l'Antonio Caputo gluten free. Noi l'abbiamo provata. L'Antonio Caputo. La Caputo l'abbiamo provata. Ce l'aveva regalata. Aveva pure comprata. Marco l'aveva pure comprata. Ce l'aveva regalata a qualcuno. Però. Boh. Non ci aveva dato soddisfazioni. No, devo dire no. Però forse non l'abbiamo saputa usare. Sì. Penso perché ha Caputo. È la migliore marca che esiste di farina. Beh, quando appena abbiamo visto che la facevano in quelli della Caputo, facevano tipo la prova, gli veniva una mega pizza, quindi... Madonna, che bello! Adesso ma sempre alle 7 si apre spessissimo! Ok, Claudio ci chiede, a carta igienica come siete messi? Carta ce n'abbiamo. Sì, no, vabbè, ce l'abbiamo. Sì. Si trova. Non, diciamo che non è che si trovano le quantità. Così è proprio contro luce, un po' troppo okay. Forse. Sai dove non si trova tanto? Da Costco. Da Costco. Vabbè, da Costco non si trova più niente. Aspettate, scusate il terremoto, metto giù. Cioè, almeno quando siamo andati noi non abbiamo trovato tutto quello che ci serviva. Poi un casino perché devi fare la fila fuori. Tutti distanziati. Diciamo, ma sta inquadra lì. Sto a inquadra che io mi metto qui. Ah, te metti qui, ok. Cioè, devi fare la fila fuori, un casino. Perché no, poi ci vanno, ma perché ci vanno, sai che ci vanno pure quelli che, anche i professionisti, oppure ecco, la gente che ha un negozio, una cosa, quindi rallentando molto l'afflusso, sei creativo ingorgo. E poi, come dici te,
Quando vai lì poi spendi un botto comunque, no, ci siamo andati, abbiamo speso tipo 300, No, è 400 troppo, dollari. è troppo, Cioè, è c'ha delle troppo. cose buonissime però, c'ha delle marche, alcune sono proprio buone. E beh, parmigiano, Ma pure tipo queste alcuni prodotti, come i peperoni, quelli che erano molto buoni, gli avocati sono buoni, Sì, però, capito, i funghi tutta sono sta fila, buoni, però il gioco invece vale la vai a sto candela. punto con tutte queste file che uno deve fare, Cioè, se vai ci devi da un'altra andare per un parte. motivo, allora va bene, ma se ci devi andare solo per Ci siamo costo. andati però in chiusura un giorno e abbiamo aspettato poco perché stava chiudendo, tipo chiudeva dopo 25 minuti, abbiamo fatto una fila di 5 minuti e poi siamo entrati. Metto un po' di persone qua. E però diciamo che la carta igienica per ora si trova, però ecco, nei negozi quasi più piccoli dei quartieri è più facile da trovare. Poi noi vicino non abbiamo Walmart o un'altra grande catena, a parte Costco. Abbiamo sì catene, però di catenine. Catene piccole, insomma, medio, Whole Foods che è proprio più caro, quindi la carta igienica non conviene, però insomma, se ti serve compri, ecco. Giorgio dice, mo la prova la Caputo gluten free, però segui le istruzioni perché noi appunto abbiamo provato a fare, Mi ha fatto un abbiamo casino. fatto mezzo casino, pure seguendo le istruzioni abbiamo fatto mezzo casino Ma lui è uguale. più A bravo parte di tu noi. sei bravo, quindi evidentemente ti verrà Infatti. sicuramente meglio. Elisa dice: in Italia per la carta igienica fanno la terza guerra mondiale, i supermercati, stessa cosa per l'alcol. Allora, diciamo che pure qui all'inizio hanno fatto la guerra mondiale per le cose, Poi tipo gente la ha gente ha cominciato. comprato, c'era gente che andava con i pick up e si è caricata di carta igienica al Vabbè, poi quelli Dettol, che i volevano Lysol, quelli per rivendere. pulire, per rivenderli. Allora poi il governo BC, dopo una settimana, due Ah, settimane, ha t'avete detto: rotto. mo mi avete rotto. Tutto quello che avete comprato non lo potete vendere online, ne E famo un coso anche il retorno. così. Poi, no, poi E hanno non messo il potete fare massimo 2, poi return. mettete, hanno messo Sì, puoi massimo 2. comprarne al massimo due. E non puoi fare return, quindi tutti quelli che si sono caricati si Tu attaccano. tieni e C'è basta. gente che ha comprato carrelli interi di carne. Ma ti sembra giusto questo? Quindi insomma hanno fatto delle cose per limitare. L'alcol è una cosa che però non si trova. È introvabile, quindi non ci sta. Punto. Per ora. Molte aziende che fanno birra, birrifici piccolini, local breweries, sono praticamente come succede nel resto del mondo, si sono Riciclati un reinventati po'. come per fare gel igienizzante per le mani. Quindi questo sta succedendo pure qui. Una cosa che non si trova, il lievito si trova, però insomma, non sempre. Dipende, dipende. La La farina farina per se è un stato po', adesso si trova, prima c'è stato non si è Momè. trovata per un Vabbè, bel la po'. farina a Canada c'è, se si trova in Canada la farina. La fine del Cioè. mondo. Beh, però per un periodo non si è Non si è trovata e trovata pure i perché la gente canadesi l'ha sono tipo andati un po' comprata, ma sì, nativa. tipo una settimana è successo perché la gente ha comprato tipo un botto. È vero. Eppure noi pensavamo, oddio, infatti abbiamo comprato un botto, però adesso insomma ce Scusate, l'abbiamo. bevo. Eppure da noi la carta igienica si trova, ha detto Che dice? Claudio, Ah, più Claudio. di una confezione non ti fanno prendere però, in questo periodo invece mancano alcol e disinfettanti vari. Sì, pure da noi Vero, sì. disinfettanti è complicato. E poi ha scritto da Costco non ci preferiscono entrarci perché alla fine glieli lasci sempre almeno 200 Sì, dollari. Sì, ma certo. perché sono tutte confezioni grandi, quindi in un attimo, sì, ma almeno 200 non è così al buio. Poi certo ci vai una volta al mese, Ma una volta infatti ogni due mesi. pure da noi non si trovano i gel igienizzanti nelle mani, nel senso che anche se le breweries, questi posti qui hanno iniziato la produzione, vanno agli ospedali queste cose, a chi le serve, Certo, non cioè ormai c'è vanno la a noi. precedenza, le mascherine ormai vanno tutte prima di tutto agli ospedali Beh, e soprattutto le N95 non si trovano poi. proprio in No. giro, assolutamente. Però comunque. Vera ci chiede l'alcol 90 per pulire dove si trova a Londra, da Pound. Sai che mi sa che l'alcol pure noi abbiamo sempre trovato, ma a prescindere dalla pandemia, non è che abbiamo mai Ma non è che compriamo visto. grandi alcol, Però a eh. Londra mi pare che cioè non è che trovi quello italiano e in Italia trovi una tanichetta di alcol, No, no? In non. Ma tu Inghilterra. dici quello rosa per pulire, quello rosa? No, non si trova. Oppure Mai devi andare da visto. quelli tipo, come si chiamava quello che vende pure la roba un po' del Garden o della quella che vende un po' di tutto, diciamo pure vicino a casa, come si chiama? Boh, Boh. no, però non lo so, ai supermercati mi sa che non c'era. Poundland No, forse le farmacie. e Boh, no, non penso Poundland. Poundland, forse sì, qualcosa per pulire. Diciamo che pure i prodotti per pulire, quelli più Più fighi. mainstream, no, sono rimasti solo quelli fighetti agli oli essenziali, tutti senza alcol. E invece quelli lì,
tipo Mister Muscolo, non è, non si trovano tantissimo, si trovano, però insomma devi girare, e quindi non è che è proprio facile. Ma questa pista che dobbiamo fare? Stai un attimo a aspettare. Questo che cos'è? Raccontaci questo momento della pizza che sta facendo. Ma si sta riposando e quindi diciamo un po' adesso diciamo si dovrebbe partire la formazione del glutine, si rilassa un poco, okay. Dopo la rimpasto, insomma, dovrebbe assorbire la farina, dovrebbe continuare a assorbire l'acqua dandogli questi minuti. Ok, poi quindi... Sto a fare così a caso. Che ne so, a caso. Vabbè, comunque, quindi... questo è quanto per quanto riguarda i supermercati, siamo così. Poi domani ripetiamo tutto nella seconda live. Non lo trova, sì, quello rosa, vera. Non mi sa quello, se non ho mai visto mai a Londra. No, non esiste. Ma non, però diciamo, trova. Problemi pure a trovare bicarbonato, aceto, alcol. Ecco. Sono cose che a poi trovi piccole, non... trovi confezioni molto piccole. Forse se vai da Costco, ma è complicato andare da Costco perché non è che sta a Londra. Poi non siamo mai andati, non... Cioè, del Costco in Inghilterra, ma sono pochi. No, non si trovavano le cose. Diciamo che in Canada si trovano molte più cose, essendo forse vicino agli Stati Uniti, sì. Dove si trova tutto, praticamente. Sì. Claudio ci saluta. Ciao Claudio, Bad buonanotte. Boys for Life, va a vedere. Ah, bello, vai, grande. E gelataccio, quello extra industriale dei Walmart, proprio quello americano, quello che si legge la lista di ingredienti è tipo una cosa così, invece di messaggio è solo latte. Sempre in gelato. Vabbè, sì, ciao, dai. Buonanotte. È comunque buono. Ma che gusto, se ci stai ancora? Vaniglia? Vaniglia, forse vaniglia. Che ne so. Vaniglia e cioccolato. E insomma sì, Londra avevamo difficoltà a trovare queste cose, invece qui si trova più o meno tutto, anche le verdure, le cose, qui è più facile. Londra è... non lo so, poi appunto, come ho sempre detto, c'è chi ama e chi la odia, però... Pure Roberta ci saluta. Ciao Roberta! Grazie a te. Ciao, grazie. A Casa di Carta. Ah, Casa di Carta. Allora, nell'ultimo episodio succede che... No, non te lo dico. Non lo farei mai. Comunque, molto bella. Bella, dice, bicarbonato solo cameo per dolci. Ah sì, infatti è tipo minuscolo. È l'aceto da disco, sì, si trova, però da bottigliette sempre che quelle di vetro piccole, quelle compravamo, sì, noi sì, trovavamo, sì, altro, però quello non c'è, Tesco, sì. Tesco e basta, non c'è altro. E niente, per altre cose che non si trovano al supermercato, ciao Claudio. E altre cose del supermercato, che cose che non si trova qua. Beh, rispetto all'Italia? Adesso soprattutto. Ah, in generale pensavo, no? No, adesso, ma bene o male si trova tutto. Ci sta forse poca roba di tutto. Un po' meno. Cioè, tipo la farina, c'è un tipo di farina. Ma l'altro giorno c'era la polenta, per dire. Vabbè, non è una cosa particolare. Poi dipende dove vai. Cioè, se vai in alcuni posti ci sta, poi se vai alcuni giorni, questi che qui li hanno finito... un po' più lento, è vero, ci mettono un po' più di tempo a ricaricare le chefs e tutto quanto, quello è il problema principale. Vado a riaccendere la cosa intanto. No? Ho capito, mi lasci qui? Poi torno. Vabbè, ma comunque la live è quella di domani, oggi. Ma sì, oggi la live non è una live, è un pre-live, diciamo. Pasta qui ora sì, qui ora sì, prima no. Come prima sì, ma la pasta qui sempre trovata, diciamo che noi andiamo a comprarla dal nostro fornitore di fiducia, che no, si trova... Facciatore italiano, però pure nella mainstream si trova. Si trova, però noi andiamo a comprarla lì e lì l'abbiamo sempre trovata, non è che... però compriamo proprio... cioè, noi compriamo tutto là, queste cose, quindi non vediamo gli altri negozi, però l'ho vista un po' dappertutto, non è che... non ci sono questi problemi, diciamo più o meno tutto. Ah, hanno messo i limiti su pure per il sapone per le mani, ne puoi comprare solo 4, non di più, quindi, però sono comunque limiti alti, perché 4 non so, pochi, diciamo, di saponi per le mani alla fine. Però per il resto più o meno tutto, quindi non soffriamo tanto la cosa
diciamo, in questo momento. E per le altre cose più o meno, più che altro sappiamo il fatto che, vabbè, come tutto il mondo, non si può andare nei posti, ecco, è tutto chiuso. Infatti, nonna, che casino, Manuè, cioè non si può parlare, posso venire lì? Vedere, venga a vedere? No, no, no. Ma la preparazione... Ah, va... vabbè, allora sì che... Scusa, Ciao Andrea! È arrivato Andrea dall'America. Ciao Andrea, stiamo facendo una pre-live in preparazione alla live di domani in cui panificheremo di nuovo, visto che le panificazioni tirano tantissimo perché piacciono, e faremo una pizza, diciamo, abbastanza già provata da Emanuele, e Emanuele sta preparando l'impasto adesso per poi farla domani, la seconda parte dell'impasto. È un po' un esperimento perché è un mix di sistemi. Andiamo a vedere. Vabbè, come al solito Emanuele fa le cose, ci mette sempre qualche cambio. Vabbè, perché ha un po' di emozione, se no, la suspense. Allora, ma a chi di voi ha la KitchenAid? Ma a voi vi si è rotta tipo qua, guarda, invece si è scheggiata qui, un altro punto qui, e abbiamo l'impressione di mangiarci sti pezzi ogni tanto. Speriamo di no. Comunque adesso appunto l'ho fatta andare, ora l'ho fatta riposare, ora la faccio riandare, ci metto l'ultimo pezzo di olio, che era 20 grammi. Pochissimo, insomma. Olio. 20 grammi. Beh, non è tanto olio rispetto, no, al 500 grammi di farina. E vabbè, che con l'olio scivola, no? E ci dice dall'America? Andrea ci dice, eccomi anche se in ritardo, ci saluta a tutti e dice che ha falciato l'erba tutto il pomeriggio. Bene. C'è il giardino. Bello, che bel giardino. Beh, e noi pure abbiamo falciato l'erba, guarda. Questa qua. Questa di plastica. No, Andrea si è arrivato dopo il saluto che ha fatto tutta Vancouver agli ospedali, agli infermieri, sono usciti tutti dai balconi a suonare le padelle praticamente, si è aperto, prima c'era un tempo di schifo, invece adesso guarda che bello, però fa freddo perché fa 13 gradi, quindi siamo qui a casa, ovviamente dove andiamo? A parte che era bruttissimo, quindi anche fare una passeggiata in questo tempo non era il massimo. Ma adesso sono quasi le 8 di sera. Diciamo che tra poco veniamo pure a mangiare. Sì, infatti salutiamo comunque tra poco, perché poi ci sono 11 persone collegate. Oh, sta andando meglio che alcune che abbiamo fatto in orari normali, quindi. No, vabbè, questa è una pre-live alla live di domani, solo come preparazione della pizza, perché sennò non potevamo farla, perché ci vuole troppo tempo, capito? E quindi così. Come va lì in America? Perché abbiamo detto Claudio prima che ha detto che è tornata più o meno, diciamo, la normalità dal punto di vista dei prodotti, cose. Lui sta invece a in Idaho. Idaho, che è molto più su. Lui dice che in Idaho sembra che per fine maggio si riapre tutto. Quindi lavoro sul campo. Ma secondo me, cioè, è Trump che decide o sono i governatori degli stati che decidono? Chissà, sarebbe interessante sapere questo. Perché non si capisce mai in America come funziona. Sì. Ma qui pure, insomma, decidono un po' e un po', diciamo, no? La provincia, donna, Manuè, fa troppo casino però. Ha detto Claudio, è tornato, ha detto che il rumore sembra una macchina per schiaffoni. Che sono schiaffoni? Boh, però sembra che te sta a prendere pizza. Ah, ma dici proprio c'è una macchina che dà schiaffi. È vero, ma infatti sta schiaffeggiando la pasta, proprio brutto pure. Perché quando si mette l'olio... Vabbè, ha detto Andrea che però non lo sa, perché gli altri posti, cioè rispetto agli altri posti in Idaho, sono quattro gatti. Che è un po' come qua alla fine, ragazzi, perché alla fine, diciamo la verità, pure a Vancouver, British Columbia, c'è poca gente. Sta tutti a Vancouver, praticamente. Abbiamo visto che comunque, quanto ho detto di popolazione, oddio, vabbè, ma si può parlare con questa macchina schiaffeggiatrice. La popolazione del Lazio è la popolazione praticamente di British Columbia. Ecco, quindi vi faccio capire. Sì, ma conferma Claudio, rumore dei pizzoni in faccia. È vero, sacco di pizzoni.
Infatti mi allontano. Vabbè, vai intanto di nuovo l'altro mezzo finito. Quando andiamo finito ti chiamo. Densità New York 10.000 abitanti per chilometro quadrato. Idaho 3 abitanti per chilometro quadrato. Vabbè, dai, allora riaprite, dai. Qui non lo so la densità. Adesso appena Emanuele ha finito controllo col cellulare, però non è molto alta. Certo, Vancouver è sempre una città. Tutta B, però immaginate che BC è molto grande, ovviamente. BC è tipo, non mi ricordo quante volte l'Italia, però è incredibile. Grossa. Sì, sì. E per cui, insomma, pure qua la densità è molto più bassa che in altri posti. Ma è arrivato il primo caso di Covid pure a Nunavut. L'ultima provincia del Canada più isolata è arrivato un caso. Non lo so, un caso c'è stato a Nunavut. Chi sta messo peggio è l'Ontario o il Quebec, ma proprio messi abbastanza male rispetto al resto del Canada. Forse che stanno pure più vicino lì a comunque l'America. Ma no, ma c'hanno pure più gente, Emanuele, la densità è molto però, più alta. Sì, alla fine vicino a Seattle, però non è vicinissimo. Beh, quindi, insomma. È pure vicino a Chicago, Veneto. Sì, però lo stato di Washington è quello che ci ha avuto più casi all'inizio, ti ricordi? Vediamo, allora, che dice? Andrea dice, qui se vuoi sparire nel nulla tra le montagne ci metti un attimo. Pure se te fanno sparire, chi te trova? Madonna, che è un po' tipo quei film... Mamma mia! Un po' così. Sì, però mi dice pure Andrea che Ontario è posto di arrivo dall'Europa. Anche questo, anche se pure qua è posto d'arrivo dall'Asia, perché comunque calcola che da noi arrivano tantissimi aerei sia dalla Cina che dal Giappone, insomma sud-est asiatico, quindi Vancouver è un aeroporto collegatissimo con l'Asia, quindi Corea eccetera, quindi boh, non lo so. Ci saranno diversi fattori sicuramente che hanno a che fare con questo. Comunque parlare con sto rumore è terrificante, immagino anche ascoltare. Vabbè, questa è la live preparatoria, abbiamo fatto apposta. Ecco, non rompete. Così domani è più tranquilla. Domani è più tranquilla. Come vedete c'è un casino nel lavandino, però il resto della casa è abbastanza organizzata. E ripeto, stiamo facendo questo puzzle che ci sta facendo impazzire. Non lo so quanto tempo, è più di un mese l'abbiamo iniziato e siamo ancora qua. Cioè, abbiamo milioni di pezzi tutti uguali. Non so come faremo, mamma mia. È tremendo, è terribile. Questa è l'immagine. Quindi. E poi spero che Emanuele attaccherà i quadri molto presto, perché sono mesi che mi devo attaccare questi quattro quadri. Però adesso è arrivato anche il trapano, quindi probabilmente lo farà. Andiamo a vedere la pasta. Facci vedere. Può bastare. Bella. È messa attorno al gancio, però. Vabbè, quello è normale. Ci stiamo. Andrea dice, vero, ma stranamente anche Seattle e San Francisco ma non hanno avuto tutti questi problemi, forse anche per dimensioni città e sistemi di trasporto. Boh. Non lo sappiamo, sì, ci sono state poi delle dinamiche. New York è terribile. Beh, pure per esempio a Seattle, non era proprio a Seattle quando è successo il casino. È no. Successo a, come si chiama, lì dove stanno gli aerei, quella... Everett. Everett. Un po' prima di Seattle. Oddio. Giorgio ti fa i complimenti, dice che maglia glutinica pazzesca. Non come quella però dei Spampinati, Quella. No, quella no. Claudio dice, ma la pizza di Domino's no. No, la pizza di Domino's no. Diciamo che Emanuele si diverte a fare sta pizza, quindi noi... Vabbè, è un po' un gioco pure, dai. No, vabbè, la pizza, grandi, quella... pizza... A parte che Domino's, boh, qua non è che... Ci stanno altre catene, però veramente sono terribili. Sta, come si chiama? Pizza... Pizza Garden. No, beh, qua hanno le Pizza Garden. Sì, c'è Pizza Garden, poi c'è... No, c'è quella che portano... A Fresh Slice, Fresh Slice, terribile. Però lo dire quando ci passi vicino. Ti dirò che Domino è la meno peggio, secondo me. Ma perché quando ci passi vicino? Non è male. Non è male. Ah, Papa John stava in Inghilterra. In Canada non l'ho visto Papa John. Papa John
non c'era, lo sai che non c'è pure Cla? Non c'è Pizza Hut, che a me la pizza è Pizza Hut, non è che io non ho vista mai. O no, ci stanno poche. Ce ne stanno. Pizza Hut l'ho assaggiata la pizza, devo dire che non è male, non quando l'assaggiai. Come non c'è Pizza Hut? Poi tu l'hai vista mai una Pizza Hut passando? No. No. Forse ce ne sono poche. Ce ne stanno poche. Diciamo quella più gettonata è Fresh Slice, quest'altra, ma è pure sono Domino pure poche, senza, piccole. Senza nome. Terribili. In che senso? Certo. Cioè non le catene. Non le catene. Vabbè, Purelli, la fanno così. Forse qualcuno è pure decente. Ma sai che non... Sì, perché io non la digerisco, è quello il problema, quindi voi... Giorgio dice che in Cile c'è Pizza Hut, Domino's e Papa John. Ah, tutto proprio. Tutto. Mamma mia. Vabbè, i cileni non sono famosi forse per la pizza, diciamo. Nonostante ci abbiano tanti radici anche italiane, insomma, no? Beh, ci saranno le pizzerie quelle buone, poi immagino. Boh. Però in Inghilterra invece che c'era, Emanuele, ti ricordi? C'era Express, Pizza Express. Ah, Pizza Express che era buona. Era pure ristorante se volevi. Non era ristorante. E poi c'era, vabbè, c'era Domino's, c'era Papa John, c'era Pizza Hut, c'erano tutte, c'erano pure altre. No, vabbè, a Londra c'erano tutte. Cioè, dite una, c'erano pure dei posti che facevano dei panini eccezionali, mai più ritrovati qui. Ok, va bene. Allora, aspetta, fatto... Claudio dice una bella, un bel messaggio, lo legge. Dai, voglio sulle mani poco poco. Aspetta, oh, vedi se mi casca la bottiglia. Ah, salve. Mi hai detto poco poco, ma io c'ho un telefono in mano, Vabbè. Pizza Hut, noi l'abbiamo rinominata Puzza Hut, perché una volta entrò una squadra di football di ragazzetti che si sono levati le scarpe, a un certo punto non si poteva stare dalla puzza di piedi, che schifo, no, ti rovina veramente l'esperienza pizza per sempre. Vabbè, dici un attimo che stai facendo, per favore. Niente, no, l'ho tirata fuori. Vediamo. Quindi è abbastanza... Ma è come quella di coso? Beh, oh, mazza, come guarda, spampinati. Guarda quanto... No, come si chiama? Spampatti. Scusate, io lo chiamo spampinati. Vabbè, niente, poi ho messo un po' d'olio fuori e mo' Ma mo' le fa le bolle come l'altra volta, le fammo fa? Domani farai bolle. Beh, domani abbiamo vedere queste bolle che escono, perché... Vabbè, ora la mettiamo qua un po' d'olio così non si secca, e però mettiamo il frigo perché sennò esplode. E certo. Okay. Ok, Andrea ci ha mandato il suo ultimo esperimento. Vabbè, vedremo. Adesso appena mi si libera il telefonino lo vedo, Andrea. Su Instagram ci potete sempre mandare i vostri esperimenti, noi li vediamo tutti e li ripubblichiamo tutti, perché... Io poi c'ho un pane che mo forse ho trovato la ricetta ancora migliore dell'altra volta, C'è la ricetta tipo, come si chiama? Pure questa mezza americana, mezzo bakery americana, quella originale. Pure questa mezzo passero, mezzo passero e mezza Silvia. Mezzo Ian e mezzo americano. Va bene, poi faremo anche quella, ricetta modificata. Comunque stavo dicendo che in Inghilterra si trova tutto, a Londra, cioè aspetta. Tutta una parola molto grossa. No, ritiro, mi rimangio quello che ho detto. Chiudiamo intanto qui, Ok, e mettiamo in frigo fino a domani all'altra live, che per voi sarà sempre... Sempre domenica. Domenica, quindi. Beh no, per chi sta in America no. Per chi sta in America è domani. Vabbè, poi mettiamo a posto, tanto mettiamo. Ok, tieni. E no, che volevo dire, no, ci sono dei posti che fanno i panini a Londra, pazzeschi, qui non si trovano. Per dire, ce n'è uno che si chiama Pret-a-Manger, penso sia francese, no? Pret-a-Manger, come Pret-a-Porter. Ma buoni le baguette, mettete qua, mettete pure te, vabbè, per favore. Vedi tanto... Andrea se ci ha mandato sta cosa. Delle baguette, tonno, prosciutto, mozzarella e basilico. Io quando l'ho visto sono impazzita. Oh, qui non ci stanno niente, per questo Sì, i panini un po' scarseggiano, cioè ne stanno posti. Però fanno i tacos, tutte cose con burritos, tutte cose più complicate pure da mangiare, sushi. Però se te vuoi mangiare un panino
Adesso forse apre Paul, ma adesso non apre perché non apre più. Beh, aprirà. Paul, prima che aprirà, ci vorrà tipo... Fammi vedere sto esperimento di Andrea, che ce l'ha mandato sicuramente su Instagram. Ci potete seguire su Instagram. Ah, vedi. Cos'è? È una pizza. Ma Andrea, ma questa è già cotta? No, che cos'è che c'è sopra? Doppia cittadinanza, ha detto. In che senso? Non lo so. Che senso? Che ci sta sopra? Non c'è... Non zoom. Possiamo zoomare perché Instagram è stupido. Vedo salsiccia. Forse no, è Würstel, noi Würstel, peperoni veri, non peperoni americani. E poi non so che cos'è. Dici, illuminaci. Ma facciamo vedere a tutti, però. Non so se si vede. Ma adesso te la devi si vedrà. Fa. Ma e poi io la cuocerei un po' di più, fossi in te. Però sembra una bella pizza, bella, tonda, fatta. Aspetta, bene, vediamo. Bravo. Me l'avevo già mandata? No, mi pare di no. Mi sembra di no. No. Comunque, è bella. Io l'avrei cotta un po' di più, però forse ti piace così, va bene uguale. Non è... Però mi sa che non ci ha messo la mozzarella, fatta senza mozzarella, bella. Ma che c'è sta sopra? Abbiamo capito che c'è sta sopra, perché non riusciamo a zoomare la foto. Ma che ne so, oggi abbiamo fatto un altro esperimento assurdo. Ho scaricato TikTok e l'ho subito disinstallato. Installato e disinstallato. Ho messo TikTok, ho voluto capire come funzionava, non l'ho capito. Cioè, ci ho provato, però non riesco a capire. Cioè, mi sento vecchia perché non capisco bene TikTok. No, devi ballare davanti a questi qua, musica sotto, punto. Ma io pensavo che tu seguivi il ballo di qualcuno, invece sembra di no. Avendo vino tutto tranne i cheddar. Come i cheddar? Ah, il cheddar c'era, non il formaggio, il peperoni era il cheddar. È vero, perché il cheddar cheese, non so se tutti lo conoscono. No, quello giallo è cheddar. Eh sì, è giallo. Ma una domanda, ma questa non... Ma ah, la cosa marrone. È già cotta o non è cotta? Soprattutto. Perché se è cotta è un po' bianca, no che vogliamo giudicare, però è un po'... No, puoi tenerla ancora di più, però forse ti piace così. Io farei un po' più cotta, però no, beh, una bella a me pare non cotta, no? Oh. Ma quello giallo è cheddar. Perché il cheddar cheese è un formaggio preso inglese. Aspetta, ma questo qui che cos'è? Non ho capito. Forse funghi. Non si vede niente, comunque Instagram è veramente la morte della... Della comunicazione. Se la vede in casa, cioè non puoi nemmeno aprire le foto. No, se le apri una volta, a volte. Ah no, devo aprire un po' volta... bianca sui bordi. Lo sai, probabilmente come poi. Non lo so, se c'hai il forno normale, poi dai una botta finale. Quando una volta che è cotto, ci butti, la metti alta. Metti il broil. E gli dai il broil se ce l'hai, comunque il grill. Il broil, a tipo 2 minuti, non di più perché te se brucia. Però gli dà tipo un po' di colore, perché sennò poi si secca, se la tieni ancora si secca. Giustamente. Quindi se vuota solo colore, dà una botta di grill. Vedi come se ci prova, bravo. Bisogna provarci. Però non ho capito che le cose quella verde. Ci proverò, va bene. Claudio, ok, il film è pronto, scaricato da Amazon Prime, così non rischio il buffering. Un saluto a tutti, ciao Claudio, ci vediamo. Vabbè, comunque, che stavamo a dire? Mi sono persa completamente. Vedi, quello sta andando in giro con lo scooterino. Dove? Quello elettrico. Comunque è uscito pure c'era discreto. Fa un caldo qua dentro, ma com'è possibile? Io mi vorrei comprare quello scooter. Eva ci saluta. Ciao Eva! Ciao, stiamo facendo una pre-live nella live che faremo domani. Di panificazione pizza, Manuele sta provando un esperimento di pizza, visto che la panificazione interessa tanto a tutti, facciamo questo, tanto a tutti, e siamo bloccati a casa, facciamo qualcosa pure noi, quindi abbiamo fatto un pre-impasto adesso e domani faremo tutta la... Beh, praticamente è finito l'impasto, perché... E parleremo un po' domani. Domani sarà solo... farla, lievitarla e cuocerla. Beh, se dici così la gente non la vede, perché dice vabbè, no, sarà più, beh, no, sarà meno ricetta, grandi... sarà meno ricetta, più compagnia. Vedremo anche se è venuta sta ricetta. Ah certo, da beh, non sì. Siamo sicuri che viene ah bene. No, può pure venire una schifezza, quindi non siamo sicuri. Però una schifezza dai, non no bene. Schifezza non è possibile. Allora, ok.
Questa ricetta per il pane Madonna, non ho capito. per la vostra ricetta per il pane metà USA, metà Ita. Ah, il Ho nome. il nome. Pane doppia cittadinanza. Ah, vabbè. Ah, capito, il pane doppia cittadinanza perché metà Ian Spampatti, ricetta metà Ian e metà Bravo! Bakery. Lo mettiamo nella prossima live, Quella questo che sarà quando la faremo. il pane a doppia cittadinanza. Beh, col titolo, perché la cosa più difficile nei video di YouTube, nelle live, sono i titoli, ragazzi. Cioè, si impazzisce per i titoli, quindi è molto difficile. Grazie Eva, sì, grazie, ci interessa. Ok, quindi allora domani potete vedere se avete tempo e non avete niente da fare. Perché non mi Però spiegate se Upper Richmond è diverso da Richmond dove abitate voi? Upper Richmond Road è una strada. Non so se è Allora, Upper Richmond. Vera sta parlando di Londra. Noi abitavamo in Non quella so se è zona, Upper Richmond. Richmond, che vuol dire Upper Richmond? C'era Upper Richmond Road. Forse che saliva su. Non lo so se era in Ah, no, altro. Richmond è Secondo me quello. Richmond è quello. Richmond è Richmond. TW9, quelli. TW10. Sì, SW. Diciamo non che mi ricordo. Londra, Richmond è la zona vicina a Kew Gardens, no, è un Richmond. Cioè, siccome c'è pure qui un Richmond, ci abbiamo un attimo Ah, pensato perché non aspetta, però da stavamo dove? capendo. Dice Patten. Vabbè, sta Patten. Patten però è un altro Putney. quartiere. Cioè, Richmond è un'altra Allora, città. Richmond. no, che sta Sì, qui o Richmond. lì? A Londra, lei è di Londra. No, a Londra non è A un'altra Londra è un'altra città. città perché tu quando mettiamo l'indirizzo scrivevamo Richmond, Vero? invece quando siamo trasferiti a Mortlake e a Putney pure, devi scrivere Vabbè, Londra. diamo pure l'indirizzo per darvi No, beh, la mano. scrivevi Londra, È beh, tanto ci vero. abbiamo più. Scrivi Londra, invece lì scrivi Richmond, Quindi noi quindi abbiamo Richmond guidato era, prima a Richmond. che poi era una fermata, era veramente E poi 4 siamo ore a andati piedi. a questo Mortlake, che già dal nome vi dico tutto, Mortlake. Non c'era il lago, era sempre vicino al fiume, era molto tranquillo Mortlake, però era Londra. Quindi, perché evidentemente Richmond sta sul Boh, border non lo tra il so. confine di Londra e il fuori. Ma Infatti forse perché è è City of un attivo. Richmond e poi c'era Twickenham, City of Twickenham, Eh sì. mi sa. Oh, sì. Eh sì, e no, quello che ha detto Patney, no, Patney è Pensavo che era Londra. Patney Londra ancora. è Londra e Patney sta un pochino più spostata, non è proprio a Richmond, è diverso, ci abitava un collega mio. Prima di Richmond, Però Patney non è Mortlake, pare. Forse che era una via di mezzo della perché il Richmond. treno faceva Mi pare proprio faceva Patten e l'ultima Mortlake Richmond, però fermata. non mi ricordo, Eh sinceramente. sì. Comunque, Andrea dice: situazione grave se prendete spunto da me, sono un ingegnere. Beh, però il titolo c'è. E lui pure l'ingegnere, quindi alla fine questo passa il convento. No, ma prendiamo spunto perché a volte le idee ci mancano, soprattutto adesso che non possiamo uscire di casa, praticamente, cioè possiamo uscire, io dico sempre così, ma scherzo, però dove vai? Quindi il video è difficile farli perché che facciamo vedere? L'ingegnere uguale fantasia zero. Vabbè, sì, diciamo, un po' Vabbè. meccanici. Vabbè, ci sono altre qualità, dai. Altre qualità. Sapete usare il computer. Meno quello. Va No, bene, io direi dai, che scherzo. salutiamo. Grazie di chi ci ha, insomma, tenuto Ok, compagnia. Quindi, va bene, una live così, introduttrice. introduttrice per fare per la ricetta di domani, che Non sarà è sempre propedeutica, domenica. cioè, se non ha fatto. No, è propedeutica, dovete vederle tutte e due. No. Vabbè, domani facciamo questa live intorno alle 7:30 italiane, più o meno. Non, adesso dobbiamo Ah, ecco, decidere. adesso Andrea, perché mi sa che, non lo so, forse sei rimasto solo te, non so chi è rimasto. Comunque, Sette persone. io già ho avuto un'idea, però Alessia dice che forse un'altra live, no? Facciamo un piccolo Sondaggio che però. sondaggio, forse dobbiamo fare pure domani, che c'è sta un po' più di gente. Facciamolo Vabbè, famolo domani. pure oggi. Vabbè, però non di, cioè, che cosa devi dire? Prima di me a me. No, se No, nel facciamo senso. una live che tipo c'è. Tipo quiz. No, Non dire queste idee che poi ce le rubano. perché l'abbiamo fatta all'epoca, non ci ha rubato Vabbè. nessuno. Quindi. Vabbè. Già l'avevamo fatta un po' di tempo fa, tipo quiz col Canada. Sì, però il quiz sul Canada no. No, no, il quiz sul Canada, però che ne so, una cosa, una
una live un po' così. Noi vorremmo fare una live più interattiva, però ci piacerebbe pure sapere se voi avete delle idee. Perché? Perché noi abbiamo pensato a delle cose, però poi non sappiamo se veramente possono essere così interessanti per passare il tempo insieme. Quindi, se avete delle idee e pensate che possano funzionare, noi le prendiamo volentieri. Giacomo ci si è appena collegato. Giacomo, da dove ci scrivi? Dall'Italia, non mi ricordo. Se stai in Italia sei su Nabolo pure tu. Però no, a parte gli scherzi, stiamo andando quasi via. Questa è una live propedeutica a quella di San Diego. San Diego. Ah, San Diego, vabbè. Allora va bene, non è notte fonda come in Italia. E abbiamo fatto un pre-impasto per la pizza di domani, abbiamo fatto, io mi metto sempre in mezzo, vabbè, ma in realtà no, è l'impasto, l'impasto. È l'impasto, adesso sta in frigo a maturare, domani faremo una live più lunga, più con più gente probabilmente, speriamo, in cui chiacchiereremo eccetera eccetera, magari possiamo scambiarci anche delle idee per prossime live, se volete che facciamo altre live sul canale, perché diciamo che i video sono difficili da fare in questo momento dove forse non si può uno, uscire. Un paio, ne abbiamo un paio pensati, però dipende dal tempo e quindi non ce la sentiamo di fare video in cui parliamo, che ne so, il costo della vita, oppure cioè un momento in cui secondo me l'interesse a questi video è relativo. Anche a me, per esempio, noi vediamo spesso YouTube, anzi tutti i giorni quando abbiamo tempo. E questi video in questo momento storico, nonostante li vediamo spesso, di solito... Beh, però adesso sono un po' fuori tema. Però pure parlare del coronavirus non è il massimo, no. Quindi facciamo qualcosa. Ecco, ho notato che adesso noi vediamo più cose per distrarsi, quindi distrarci, quindi cose di commedie, ci stiamo vedendo tutto Verdone... Su Amazon Prime, ragazzi, cioè c'è tutto Verdone, su Amazon Prime Italia ovviamente, e però forse si poteva dire? Ma sì, è tutto legale. Vabbè, legale, quindi ormai l'ho detto. E quindi vedetelo, se cioè, penso che parlare anche di cose un po' così leggere sia meglio. Allora, dice... Andrea dice, ho visto molto pane in giro per YouTube dopo il vostro. È vero! Diciamo siamo stati uno dei primi canali. Vabbè, mo... si sono di sta cazzata. Però molti poi hanno fatto molto più pane dopo. Mi sono arrivato... Non è che siamo stati i primi, insomma. Sì, vabbè. Però... Ci sono arrivate un sacco di foto da persone che hanno fatto il pane dopo che l'abbiamo fatto noi. E questo mi ha fatto molto contento perché... È vero che... magari si crea una specie di relazione, no? A distanza la gente comincia a fare una cosa, si diverte e è bello. Diciamo che però poi su Instagram a noi ci seguono quattro gatti, quindi il reach è molto basso, YouTube il reach è un po' più alto magari. Penso sia bello non sentire parlare quello che tutti parlano, certo fa anche qualcosa di un po' diverso. Sì, però appunto, proprio perché comunque è un momento difficile. Ma perché un po' quelli per famosi, tutti... per dire che ne so, Montemagno, no? Montemagno... Vabbè, sta facendo le interviste a tutti. Però è pure vero che... terra. Che sul Covid che parla sempre, ovviamente parla sempre di Covid, no? Lo seguo, alcune sono interessanti, ovvio, alcune sono meno interessanti perché sentire. Sennò poi cioè sta solo a pensare anche quello. Perché la mattina c'è sta Trudeau che allora Trudeau parte la mattina alle 8:15, lui da la suo cottage fa, esce tutto figo, avete visto quando fa così con i capelli il figo, vabbè, a parte scherzi, diciamo che seguiamo lui, poi c'è il giornale, poi seguiamo le notizie dall'Italia, poi c'è alle 3 del pomeriggio. Non è che seguiamo noi le... Beh, qualcosa su internet seguiamo. Sì, su internet. Quindi ci abbiamo i due paesi. No, però ci abbiamo due i giornali su internet. Poi ci abbiamo alle 3, c'è la BC fa l'update giornaliero. Io faccio le storie su Instagram per dare un po' di rilievo, update a chi me l'ha chiesto. E dopo un po' basta, parliamo sempre di questo. Andrea Chiosa dicendo, ma che Verdone Totti? Beh, non c'è tutti i no, nel senso, Verdone, vabbè, Verdone è Verdone, soprattutto quelli vecchi. Verdone per noi è... Però Totti pure c'ha un Totti futuro. Ha fatto delle Instagram live, che lui ci ha mandato poi. Sì, la prima ce l'ha mandata Andrea.
eccezionali, carine anche quelle di ieri, devo dire la verità, non male, però veramente molto molto simpatiche. Poi dice pane e pizza apprezziamo sempre, pure i dolci, Vera, e... No, intendo drammi, e cioè cose tristi. Ah, certo. No, basta. Andrea dice Vieri Cassano. Oddio, sì, avevo visto un pezzettino di Cassano, oddio. Vabbè, sono simpatici. Però vabbè, questo... Dai, che dobbiamo, che mangiamo? Dobbiamo preparare qualcosa da mangiare. Sì, è ora di cena. Allora, ragazzi, ciao! Ci vediamo domani per chi sta in America, praticamente. Esatto, in questa parte di Nord mondo. E Sud America è domani. Mo se incasiniamo. Nord e Sud America è domani. Per chi che... da Giappone... Giappone mi sa dopo... No, da Giappone pure domani... Che Giappone pure domani, non so fino a che punto, e poi l'Europa fino tipo comunque all'India. Domenica. La domenica per tutti. No, è pure in Giappone, non so se è lunedì mattina. Vabbè, in Italia stiamo a giocare. Però in Italia domani. Domenica alle... intorno alle 7:30 di sera. Sì. Facciamo questa live e vediamo come va. Sì, per gli americani, il continente oggi. Americano no. È domani alle 10:30. Di mattina, più o meno. Mattina. Va bene ragazzi, ciao a tutti, ci ha fatto molto piacere come al solito parlare con voi, ci vediamo domani, chi stacca? Se non stacca nessuno, continuiamo a parlare. Così. Per il Giappone è lunedì mattina, dice Andrea, è vero, c'ha ragione. Eva pure ci saluta. Ciao, ciao a tutti. Intorno alle 7 qui, intorno alle 7 qui, 10:11 Giappone, vabbè. Più o meno. Vabbè, sì, mo il Giappone lasciamo perdere. Abbiamo messo pure questo in mezzo, però vero ci seguono pure da lì qualcuno. Quelle rare persone. Ok, ragazzi, ciao a tutti. Ciao. A domani, oggi, dopodomani. Secondo me poi. Ciao. Cioè, mettiamo comunque mettiamo il banner, così poi quello vi dice tra 8 ore inizierà, così ognuno sì, dove sta. Sì, 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 perché sennò ci capiamo più niente nessuno. Oh, e venite anche pieni di idee, così se avete idee. E comunque abbiamo raggiunto i 2600 iscritti proprio adesso. Così, d'amblè. Incredibilmente. Se potete, mettete un like a questa piccola live, così YouTube magari si ricorda che esiste. Mette una mano sulla noi. Coscienza. Ciao. Ciao.